Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 9.45, anzi le 8.45 perché non ho ancora spostato l'orario quando abbiamo fatto il cambio. E sto morendo dal sonno. Come ogni mattina sto andando a lavorare. Se il tizio decide di muoversi, perfetto. Oggi volevo parlarvi di una nuova serie che ho intenzione di fare. Dal nome era meglio se facevo il giro dall'altra parte. Oddio, dove vado ora? Ecco, volevo iniziare una nuova serie, ovvero le vere recensioni. Vere perché? Perché molti youtuber che recensiscono cose, le recensiscono perché le hanno gratis. Quindi ogni volta esce sempre una recensione ultra positiva. Perché ora, secondo voi, uno che ha delle cose gratis per fare una recensione può mai fare una recensione negativa? La risposta ve la do io. No, io azienda ti contatto per darti una cosa gratis e per fartela tenere. Quindi anche se fa cacare il prodotto che io ti ho regalato, tu mi fai la recensione. Dato che io compro le cose come le comprerete voi, quindi se ci spendo troppo, ci spendo poco, sono soddisfatto per quello che ho avuto o insoddisfatto per quello che ho avuto o che non ho avuto, credo sia più veritiero. Anche perché poi la parte più divertente è quando fanno la parte qualità prezzo. Ma che prezzo? Cioè, l'hai avuta gratis, quindi è normale che qualità prezzo è perfetta per te, 0 euro. Quindi ho intenzione di realizzare queste recensioni qua mentre sono in sella a San Kiss. Vi farò vedere anche qualche ispezione comunque di video realizzato indoor, ovvero in casa o da qualche altra parte, dell'oggetto che comunque sto recensendo. Perché se vi faccio vedere le cose negative o positive, fisiche, cioè non è che posso solo parlarne, devo argomentarle anche con video, immagini o altro. Mamma mia, che cacchio di traffico che sta stamattina, E che un po' che piove a Roma si blocca tutta, porca miseria. Questo tizio non si risposta, ecco, bravo, allargati. Tu aspetta, a posto. Se inizia a piovere sono fottuto. I video avevo intenzione di strutturarli nel seguente modo. Prima una veloce scarrellata delle informazioni tecniche, perché comunque, bene o male, quelle le possiamo trovare ovunque e a noi alla fine quello che ci interessa è il risultato finale. E poi comunque lo rapportiamo al prezzo, prezzo di listino. Ecco le brave persone, grazie. Al prezzo scontato e a quale prezzo sarebbe più giusto prenderlo. Perché se una cosa costa 40, viene scontata a 30, ma in realtà ne vale 20, allora vale la pena aspettare o ti scende il prezzo oppure trovare qualcosa magari di alternativo. No, dovevo andare dall'altra parte. Qua non riesco, qua ci impiegano un'eternità ora. Perché? E voilà, siamo passati. Processione, vediamo se qualcuno saluta. No, non saluta nessuno. Dai, grande. Passiamo per di qua. Infiliamoci per di così. E attendiamo. Se cammini forse lo prendiamo verde il semaforo. Mannaggia a te, mannaggia. Ma perché oggi le persone vanno piano? Che c'hanno? Che voglio fare colazione. Aia, eppure il semaforo rosso, cioè. Quando vai di fretta o trovi quello lento, trovi i semafori rossi. Mamma mia. Poi devono passare prima quelli là di fronte e poi tocca a noi. Ma ti stai, è inutile che cerchi di menarti, scusa, ti sei buttato prima. No, i San Pietrino sono bruttissimi, prima perché li senti tutti uno a uno, poi perché quando piove sono scivolosi, quindi se fai una frenata improvvisa o una piega un po' troppo piegato, per l'appunto piega troppo piegato,
Sei fottuto! E la pula busso alle porte del buio. E la pula busso che si mette male. Fammi entrare. Ma lui rispose di no. Meglio di no, meglio di no. Tu dove vai con l'amerone bello come dite la precedenza? Grande che si sposta, grande. Vabbè ragazzi, a sto punto io direi che il video si può chiudere. Credo di aver detto tutto. Vi ricordo il nome della serie, Vere Recensioni, ovvero Vere Recensioni. E spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. E al prossimo video. Ciao ciao ragazzi. Ciao ciao.